Migliaia di persone, centinaia di associazioni, studenti universitari, sindacati, rappresentanti di municipio, famiglie con bambini sono scesi in piazza ieri a Roma per una grande manifestazione contro lo sgombero dello spin time, annunciato entro dicembre dal ministro dell'Interno Piantedosi. Il corteo, allegro e colorato, ha ottenuto un primo risultato: l'apertura da parte del prefetto alla convocazione di un tavolo con la proprietà, il Comune di Roma e il governo. Un'esperienza importante che ha dato una soluzione abitativa a centinaia di persone, ma soprattutto ha dato welfare, ha dato una speranza a un'intera generazione. È importante quindi che lo Stato, il Governo e il Comune rendano questo bene comune legale e investano e non sicuramente lo sgombrano. Dove c'è sofferenza e dove ci sono difficoltà ci sono i lavoratori e c'è il sindacato che li rappresenta. Si tratta del palazzo occupato nel 2013 in via Santa Croce in Gerusalemme e diventato negli anni il simbolo del riscatto da isolamento, emarginazione e povertà, con all'interno, oltre a 400 nuclei familiari, anche le sedi di associazioni che si occupano di sociale e volontariato. Spin Time è un modello di società, perché c'è il dopo scuola, perché si aiutano le persone, perché è un pezzo di welfare sostitutivo evidentemente della carenza del servizio pubblico e delle politiche sociali pubbliche. Quindi noi per questo siamo con Spin Time, tra l'altro anche noi nel nostro piccolo aiutiamo tante persone che dentro quel luogo vivono. Tante realtà sociali, tanta politica che agisce diciamo su questa città e che si mette insieme per tutelare un patrimonio come Spin Time, che è un unicum nella città e anche direi insomma in tutta Italia. Per cui noi, oltre a dare adesione, l'abbiamo anche organizzata questa manifestazione. Abbiamo voluto esserci, ovviamente ci saremo fino alla fine, come già ha dimostrato il Comune di Roma nelle intenzioni. Quindi ci siamo, ci saremo per difendere Spin Time, per provare anche a mediare con la proprietà. Nei piani del governo lo stabile dovrebbe diventare un enorme hotel per i pellegrini del Giubileo, nonostante il Campidoglio abbia annunciato l'intenzione di acquistarlo per inserirlo all'interno del nuovo piano casa. Qui ci sono 110 realtà associative, siamo scesi in piazza anche noi, abbiamo lottato per il diritto all'abitare dentro le nostre università mettendo le tende, abbiamo aderito al modello alla mobilitazione di Spin Time perché siamo comunità che si appartengono, che condividono la stessa lotta, e quindi questo corteo serve anche per dire che gli studenti stanno con Spin Time e che non se ne vanno.